Ed eccoci ragazzi, sempre Sion True Silver, siamo ancora su Zone of the Enders, The Second Runner Mars, quindi Orange Case. Vediamo come avanza, siamo ancora nella demo, seconda parte di questa demo. Un gioco per i fan di... credo proprio sia fatto proprio per i fan di... Vedete, adesso abbiamo anche imparato a usare, li usiamo proprio come delle mazze contro gli altri quando li afferriamo. Ah, e possiamo usare anche gli oggetti del... probabilmente dobbiamo avanzare di qua, noi ci proviamo, eh. Controllo, bisogna imparare proprio a muovere Geuti, questo mecha. Ok, avanziamo. Questi neopiloti di robot salgono sul robot e sanno già tutto, no? È un classico. Ok, sarà lì che dobbiamo andare, in alto. Non proprio. Questa entrata in scena così tamarra, il Neftis. Scusate, non riuscivo a mirarlo. Dobbiamo avvicinarci a lui tenendo gli scudi. A blade or something used in close combat. But it seems the blades can't reach it. Look for something useful to attack. Ah, dobbiamo usare qualche elemento dello schermo. Vedete, sono tutti questi frammenti che... Eccoli, scusate. Però lui non è che stai a farsi colpire, eh. Sì, attacca. Allora, devo capire come ci si muove veloci, come ci si fanno le schivate. Ah, ragazzi, Game over. Continua. Stiamo tenendo lo scudo perché, come vedete... ma si muove troppo più veloce di noi. Non gli abbiamo fatto niente. Ragazzi, se io non voglio dire una cosa perché forse è ancora presto per parlare e dire cose. Ma se solo il primo boss, che questo mi sembra essere
definibile boss è a questi livelli. Cioè. Sì, ho capito, lancialo. Ah, ecco, dovevamo solo colpirlo così. Cioè, terribile però, ragazzi, non... I tasti sono impressionanti da combinare. Is that you, Viola? Perhaps you're speaking to a better AI. She's AI? Hey, Viola! It is just a replica made by using her past battle data and part of her character. I don't think you can get a response from her. So, what happened to Viola? The applicable framework is already dead. She died? In the year 2172, the Antillia raid. It was an error under the control of the Space Force. Varan attacked the colony orbiting a satellite of Jupiter and stole an orbital frame which was under development. Was she involved with that? Which orbital frame was taken? The orbital frame of Anubis. Jehuti was their target too, but they didn't get this frame. Jehuti was collected by someone who had much to fear from Bahram before it was abandoned on Callisto. That is about right. Who was commanding the Antillia raid? That was the commander of Bahram, Colonel Noman. Noman. What's the matter? It is a resonance reaction. Resonance? It is a Anubis. Ok, lasciamo lì il... E a quanto pare è arrivato un altro bossone, perché parlavano di Anubis e quindi potrebbe essere quest'altro Mecha. Non mi ricordo bene le storie degli altri Zoe, quindi... Questa battaglia è più frenetica di quella di prima, in effetti. Beh sì, quanto pare è uno dei mecha più potenti. Grazie per aver giocato, ragazzi. Quindi qui c'è, in questi soli 10 minuti di video, c'è la fine della nostra demo che ci lasciano appunto.
quindi si può giocare anche in prima persona, sembra. Cosa di giocarlo in VR dalla prima persona del robot può essere veramente una cosa bella, eh? Ah, avete capito perché? Mars VR, ho capito. Beh, ragazzi, che dire? Queste sono appunto le nuove funzioni di Orange Code. Come abbiamo detto, ci sarà il livello Very Easy per i principianti, quindi sì, potrebbe essere un titolo che può interessarci, in quanto non è che io compro solo i giochi perché vedo il Very Easy, comunque io li gioco se so che c'è la possibilità di finirli. Funzionalità aggiunte per i veterani della serie per permettere un'esperienza di gioco più fluida e veloce, come se fosse un vero combattimento tra match, appunto. Goditi Mars in modo totale. Innumerevoli contenuti bonus inediti sono stati implementati per rendere più godibile l'ambientazione di Zone of the Enders del Second Runner. Io credo che probabilmente sia una specie di remake questo, un reboot di un vecchio gioco a questo punto. Non sia proprio nuova farina del sacco di Konami, da cui mi fa capire che potrebbe essere un gioco che già esisteva. Cioè, Zone of the Enders esisteva per la Play 2, poi ne hanno fatti altri Zone of the Enders, quindi invito sempre il mio amico Roby Icky, lui è più fan di me di Zone of the Enders, a darci risposte su queste cose. Chi preordina e acquista il gioco avrà in regalo il codice prodotto per il tema speciale Welcome to Mars 10. Quindi avremo il tema per la PS4 e l'immagine a scopo illustrativo necessaria a essere collegata a PlayStation Network per ottenere il tema speciale. Il codice utilizzabile ma va solo una volta, ok, perfetto. Anubi Thrives, non so cosa dire, Geotrives and there, Anubi Thrives, Zone of the Enders, 6 settembre 2018, quindi è già uscito, ragazzi, quando stiamo facendo questa nostra, diciamo, recensione. Ok ragazzi, la demo è finita, quindi che altro dire, un titolo potrebbe essere interessante, Orange Case. Vediamo un attimo cosa, un po' anche i commenti degli altri. Nel momento di poterlo giocare in VR, secondo me, dall'abitacolo del robot, potrebbe essere una cosa veramente molto 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 bella e coinvolgente. Non lo escludiamo, ragazzi. Io da buon fan di Mecha, Gundam e quant'altro, ecco, ripartono i filmati. Come sapete mi diletto sempre in queste cose, poi questo è un titolo che ce n'è uno nel suo genere, quindi non sono molti titoli che ci vedono ai comandi di Super Robot o cose varie della next gen di queste generazioni attuali, quindi che dire. Vi ringrazio di aver seguito questo gameplay, questo è il filmato iniziale che abbiamo visto, quindi non mandano giù il nostro dingo e tutto. Vi ringrazio di aver seguito il gameplay, ci vediamo al prossimo video, la prossima, come si chiama, non diciamo esclusiva, ma il prossimo gameplay che ci vedrà ai comandi di, adesso ho detto i comandi perché stiamo giocando a un videogioco di robot, ma ci vedrà ai comandi del pad di una saga un po' più famosa forse di questo, in quanto ci hanno fatto la serie a fumetti, ci hanno fatto i videogiochi, ci hanno fatto anche i videogiochi, e proveremo la demo di The Walking Dead The Final Season, ragazzi, quindi non vedo l'ora di provarlo, e interrompiamo il video a fine di questo trailer che prima avevo stoppato, in realtà come vedete sta andando avanti.
Almon is already getting ready. Only those two machines can make Almon move or stop. So you want this frame, don't you? Maybe. Even if you're far off, that's too rough. It sure is. Who's the commander? Jesse. Is that you, Viola? Of need, Ada will start up the explosion system automatically. It's programmed to do so. Ada, please answer my question. You're going to Almon, aren't you? So what if I am? Do you know Ada intends to self-destruct Jahuti on Almon? Ada, please look after me. Dead once already. I'll bring it to an end myself. No! Luke, the perfect fusion of Metatron! The destruction to end all! Stop! The machine supplements your heart and lungs. That power comes from Jehudi. You will die if you leave Jehudi. The performance of these two bodies is even. But to match Anubis, Jehudi lacks one thing. A program to bring out the full performance of Jehudi. That depends on the skill of the runner. This is not domination. Destruction. He's here. It is Anubis. You must, even if I don't make it. Listen, please, be sure to stop Almon. Me. The universe and human subconscious are willing their own end! Look,
Do you realize how many of my comrades died back there? Dingo! You are one of the units for Project Alma. We're pals now, aren't we? Battle over. Anubis wins. You have come back under my command. You have done well. Ragazzi, un signor trailer. Comunque, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao a tutti da Sion. Ci vediamo con la demo di Walking Dead. A presto ragazzi, ciao ciao.